Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti dalla famiglia abitante nella palazzina che vedete alle mie spalle quando la scorsa notte un vasto incendio ha interessato la loro abitazione. Alle origini del rogo ci sarebbe una serie di esplosioni dovuta delle bombole del gas, sarebbero state almeno 6-7 bombole del gas ad esplodere. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la famiglia è stata evacuata, nessuno per fortuna ha riportato pesanti conseguenze, anche se la paura è stata veramente tanta. All'origine del rogo un incidente domestico. La coppia residente nell'abitazione, due settantenni, stava infatti cucinando in garage per preparare la conserva di pomodoro per l'inverno, utilizzando fornelli alimentati da bombole a gas, non allacciate alla rete urbana del metano. I due anziani sono poi usciti momentaneamente dall'abitazione, scampando miracolosamente all'esplosione. 17 sono i pompieri intervenuti durante l'operazione di spegnimento delle fiamme, che ha richiesto ben 4 ore. La palazzina, situata in via Esino a Cerretodesi, risulta ora inagibile. Le fiamme sono scaturite da un'operazione di cucina, di preparazione di cibo. Le esplosioni sono dovute alle bombole di GPL che stavano nel retro del fabbricato. Sono durate 3 o 4 ore le operazioni di vivo spegnimento fino ad avere il controllo delle fiamme. La casa del signore è totalmente inagibile, più anche quella contigua di sotto. Le esplosioni e il conseguente incendio hanno fatto riversare per strada gli abitanti del quartiere. Lì per lì pensavo che erano dei lavori che stanno facendo su per la superstrada, ma dopo mi sono reso conto che era molto più grave, che era questa palazzina che stava andando a fuoco. Questo signore non doveva tenere quelle bombole di gas in un ambiente così. Una se ne può tenere, ma no 7-8. Le mie prime impressioni erano molto brutte. Nel primo momento vediamo come un grande fumo, io sto a 15 metri da casa, mio figlio era andato quasi appena da dormire che dopo andava al lavoro. Mi ha detto, babbo, guarda che c'è il terremoto. Gli ho detto, ma non è il terremoto questo. Poi siamo usciti, abbiamo visto tutto fuoco. La coppia di settantenni ha trascorso la notte in un agriturismo assieme ad altri 4 vicini di casa, mentre un residente del quartiere è stato trasferito all'ospedale di Fabriano in stato di shock.